1975. Tanti sono i chilometri che separano Assisi da Firenze, un tragitto che tra la fine del 1943 e i primi mesi del 1944 uno dei più importanti nomi nella storia del ciclismo, Gino Bartali, percorse molte volte in bicicletta rischiando la fucilazione. L'antagonista di Coppi fece parte di una rete clandestina coordinata dai due vescovi di Firenze, Assisi, Elia della Costa e il trentino Placido Nicolini, grazie alla quale vennero salvati migliaia di rifugiati ebrei. Mio zio, che appunto dava a Bartali l'elenco di questi ebrei da portare al cardinale Costa a Firenze, lui faceva girava da Assisi a Firenze mettendo sotto la sella della bicicletta le informazioni riservatissime e l'elenco di questi ebrei. Una storia commovente che è rimasta nascosta per decenni perché, come ripeteva Gino Bartali, il bene va fatto ma non bisogna dirlo. Bene si fa ma non si dice, perché lui pensava che approfittarsi delle disgrazie altrui, dei dolori altrui, fosse un atto di vigliaccheria. Ecco. Cioè, chi si vantava sui dolori degli altri, per lui non era una persona a modo, una persona da retta, ecco. Per cui non ha mai detto nulla a nessuno. Ha cominciato a dire qualcosa a me, perché io sono andato in collegio interno a 8 anni, quando facevo la terza elementare, e sono uscito a 15 anni. E praticamente in collegio si cresce alla svelta, visto che sto andando un giro, ogni tanto mi accennava qualche cosa, nel tipo, lo so, mi ricordo che durante la guerra, poi, visto che io stavo zitto, perlomeno non è che mi dessero fastidio questi racconti, però se non me ne completava, non avevo un panorama completo. Allora un giorno mi prese da parte e mi disse: senti, io durante la guerra ho fatto diverse cose, non voglio raccontarle a nessuno perché non mi fido di nessuno, infatti nemmeno la mamma lo sapeva. E io vorrei lasciare una testimonianza e vediamo un attimino, insomma, io te le racconto, non dire niente a nessuno. Sì, papà, io non dico niente a nessuno, ma se mi dici queste cose, se poi non posso dirle, che me le dici a fare? Dai, arriverà il momento che accorgerai da solo quando potrai dirmi. E il tempo giusto è arrivato. 2 anni fa il figlio Andrea ha raccontato le grandi imprese, i trionfi, le abitudini bizzarre, ma ha anche mostrato il grande cuore di un fuoriclasse, non solo nello sport, ma anche e soprattutto nella vita.